Tortoreto a 5 stelle, nelle amministrative della scorsa primavera che hanno ridisegnato in Val Vibrata tante amministrazioni comunali, c'è anche la rappresentanza Tortoreto del Movimento 5 Stelle, unica realtà in Vibrata insieme a Nereto aver eletto propri rappresentanti in Consiglio Comunale. Un'esperienza nuova ovviamente, a Tortoreto c'è un capogruppo che oggi abbiamo ospite qui a 45 Buonasera. Giri, ben arrivato a Luca, Buonasera. A Luca Palanca. Partiamo subito con un giudizio, un bilancio sommario di questa esperienza fino a questo momento, circa 6 mesi di attività consigliare amministrativa, vista, l'avevate sempre vista dall'esterno, adesso insomma, pur essendo l'opposizione, comunque parte attiva, che idea, che bilancio puoi fare? No, innanzitutto permettermi di fare un piccolo passo indietro proprio alla tornata elettorale. Tu dicevi che in Val Vibrata giustamente siamo in due rappresentanti all'interno delle istituzioni. Io vorrei rimarcare il risultato che abbiamo ottenuto a Tortoreto. Abbiamo raggiunto il 18%, 1059 voti. Siamo il secondo gruppo in Abruzzo e uno tra i primi in Italia. Quindi significa che abbiamo lavorato bene. Abbiamo lavorato bene in campagna elettorale, abbiamo portato il discorso sui contenuti. Non abbiamo parlato di fuffa. E comunque tante persone hanno creduto in quel progetto che poi abbiamo presentato. Secondo me, rispetto comunque alle persone che abbiamo raggiunto, abbiamo ottenuto un risultato mostruoso, perché mi capita tutt'oggi di andare in giro per il paese e tante persone magari si sapevano che c'era una lista del Movimento 5 Stelle, ma non sapevano nemmeno da chi era composta, perché abbiamo proprio evitato per scelta di fare il classico porta a porta da elezioni. Abbiamo voluto parlare di contenuti, abbiamo messo nelle caselle postali dei cittadini di Tortoreto qualcosa, ma semplicemente il programma, senza santini, senza inviti al voto e senza facsimile, perché crediamo che comunque il cittadino debba riprendere coscienza di quello che è la vita politica. Questo tipo di riflessione che fai mi favorisce un'altra domanda. Probabilmente c'era un po' di scetticismo nei vostri confronti nel momento in cui vi siete costituiti e siete nati. E questa mia analisi è calzante. Ma credo che sia la verità, insomma. Cioè, non credo che nessun tortoretano si fosse mai aspettato la mia candidatura a sindaco. Mi conoscevano per altro, magari ho giocato sempre a calcio, non ero proprio il ragazzo più tranquillo del paese. Però ti ripeto, credo che il risultato poi ci ha premiato, perché comunque abbiamo convinto tantissime persone ad appoggiare il nostro progetto, il nostro programma, e l'abbiamo fatto semplicemente sui contenuti, perché non abbiamo promesso assolutamente niente a nessuno. E questi primi 5-6 mesi di attività all'opposizione, che giudizio dai? Beh, guarda, l'attività nostra io la reputo molto, molto positiva. Sicuramente siamo il gruppo consigliare che ha prodotto più atti di tutti, tra interpellanze, interrogazioni, richieste di accesso agli atti, mozioni. E in alcune siamo riusciti anche ad avere successo. Mi riferisco alla destinazione dell'8 per 1000 all'edilizia scolastica, che è stata una vittoria fondamentale, perché avevamo fatto una mozione presentata e protocollata in comune. Poi in una commissione bilancio prima di un consiglio comunale abbiamo avuto la possibilità di riparlare con l'assessore delegato al bilancio e non aveva ben capito di cosa si parlasse, molto probabilmente non aveva nemmeno letto la mozione. Questa è l'impressione che abbiamo, che le nostre mozioni vengano messe lì in un angolo e non vengano nemmeno prese in considerazione. Fortunatamente abbiamo premuto anche al di fuori proprio dei luoghi istituzionali e hanno recepito che era un'occasione importante, perché lì l'8 per 1000 vale 1 miliardo di euro l'anno in Italia. 900.000 euro se li prende la Chiesa, perché è l'unico organo che investe in pubblicità, spende 10 milioni di euro per fare pubblicità. Sensibilizziamo le persone, diciamogli che quei soldi possono essere destinati all'edilizia scolastica, perché quello è un prelievo forzoso sulle imposte, quindi se li prendono comunque, non è che uno deve donare, quelli vengono presi. Diciamogli che possiamo ricostruire le scuole per i nostri figli con quei soldi e andiamo a sensibilizzarli. L'amministrazione ha accettato la nostra mozione e ha presentato un progetto per l'efficientamento energetico della scuola del paese. Avremmo voluto discutere in consiglio anche proprio del progetto specifico, ma forse chiedevamo... Che un passaggio intermedio, magari la prossima volta ci sarà un'apertura diversa. Ma forse chiedevamo troppo. La seconda è la risoluzione sullo stoccaggio gas San Benedetto, che anche lì era passata inosservata, sicuramente non ci avevano nemmeno chiamato per discuterne. Poi nell'ultimo consiglio, dove si è parlato anche di depuratore, un consiglio che abbiamo promosso noi insieme all'altro gruppo consigliare Tortoreto nel cuore, abbiamo inserito anche la risoluzione e hanno votato con parere positivo anche su quella. Prima di andare a toccare alcuni temi, piccoli flash li hai già anticipati, per chi ci segue a casa, insomma, abbiamo uno scenario, un immaginario collettivo, ovviamente il Movimento 5 Stelle, identificato a livello nazionale da Beppe Grillo, accusato di essere troppo verticistico, ma a livello locale, nella vostra organizzazione, come si sviluppa la vostra attività? Tu sei il referente ovviamente perché sei stato eletto in Consiglio
comunale, però deduco che ci sia anche un'attività dei vari attivisti, insomma, dietro. Sì, guarda, questa è una favola che purtroppo ci portiamo dietro, ma perché Beppe fondamentalmente attira su di sé l'attenzione per il suo modo di fare, per il suo modo di porre i problemi e anche di presentarsi al pubblico. Io ricordo che noi abbiamo fatto una campagna elettorale senza nessuna pressione all'alto. Abbiamo fatto un programma, l'abbiamo fatto noi, abbiamo scelto il candidato a sindaco, abbiamo scelto la lista, e proprio la mia presenza come candidato a sindaco testimonia il fatto che non ci siano state imposizioni, cosa che purtroppo non è accaduta negli altri schieramenti politici, e mi dispiace questa cosa, perché io credo che se non si abbia la libertà nella scelta, poi si perde anche il 50% almeno il 50% di autonomia anche sul territorio. Per quanto riguarda il lavoro è semplice, è chiaro che io non posso fare tutto da solo, certo, perché sono solo e le attività consigliari sono veramente tante. Ho un gruppo di persone preparate che mi aiutano, mi danno una grandissima mano all'interno del consiglio comunale, ci dividiamo per gruppi di lavoro, quindi ogni gruppo di lavoro affronta una tematica e le portiamo all'attenzione del consiglio. In questo momento uno dei temi più gettonati, dottor Soletto, riguarda la localizzazione del nuovo depuratore, insomma, che nel progetto del Ruzzo andrà a servire Tortoreto e la zona nord di Giulianova. Ci sono molte polemiche, forse aumentate e accresciute probabilmente dopo la seduta dell'ultimo Consiglio Comunale, dove c'è stato anche un confronto con il presidente Ruzzo e i funzionari della stessa società acquedottistica. Anche una piccola parte di Mociano, anche una piccolissima parte di Mociano. Beh sì, noi allora innanzitutto bisognerebbe ricordare l'iter proprio burocratico per la progettazione del depuratore. A Tortoreto se ne è cominciato a parlare nel 2012 con l'amministrazione Monti. E quando si sono presentati, il progetto era di un depuratore complessivo, perché lì poi l'hanno diviso in due lotti, ma ci arrivo tra un po'. Comunque il progetto era da terminato, diciamo, cioè avevano detto che facevano il depuratore, veniva terminato e quello vecchio comunque veniva dismesso. In campagna elettorale addirittura la maggioranza sembrava che dicesse che comunque questo depuratore addirittura non veniva fatto più. Perché? Perché logicamente poi quando si giocano dei voti è facile fare, ma anche in altre situazioni, poi magari te ne dico un'altra che è anche molto simpatica, e comunque sembrava non si dovesse fare più. Il 20 settembre ci hanno convocato i capigruppo in una conferenza con l'ingegnere Del Ruzzo e ci hanno fatto visionare insomma questi progetti che subito ci hanno allarmato. Perché comunque non si parlava più di un depuratore completo, si parlava della costruzione di un lotto, poi il secondo lotto, anche loro hanno detto che non sanno assolutamente quando sarà terminato perché i fondi non ci sono. Addirittura in quella conferenza ci hanno detto che era gradita anche la partecipazione economica del comune, una cosa impensabile perché... Cioè parliamo di opere veramente di tanti milioni di euro. Sì, insomma, lì il primo lotto praticamente c'è un finanziamento della regione di 5 milioni e 100 mila euro, 600 mila euro li mette la Ruzzo Reti, ce ne vogliono quasi altrettanti per comunque terminare l'opera, quindi non credo che un'amministrazione comunale in un comune piccolo come Tortoreto possa sobbarcarsi una spesa del genere. Ma oltre quello, e alla la localizzazione del nuovo depuratore, che sicuramente non è delle migliori, insomma, avrà un impatto ambientale devastante in una collina che è meravigliosa, ma c'è anche da dire che noi abbiamo studiato per benino il progetto e la Ruzzo non dice in nessun passaggio della documentazione che ha presentato al comune della necessità proprio pratica di un nuovo depuratore. Cioè non dice noi veniamo a Tortoreto, dobbiamo fare un depuratore perché quello vecchio non basta più. Avremmo accettato già questo tipo di discorso, e a favore di questa ipotesi ci sono i dati dell'ARTA, perché noi ce li siamo studiati. Forse l'unico aspetto, ti interrompo, dove non c'è stata mai disquisizione è che comunque l'attuale depuratore è dimensionato rispetto alle esigenze. Beh, anche perché è stato ristrutturato in maniera modulare in tempi abbastanza recenti. Nel 2006, no? Non parliamo di un depuratore vecchio. Quello di Alba Adriatica, che invece ha altre problematiche. Certo, no, ma ti ripeto, cioè lì, allora, noi abbiamo un 42.000 abitanti equivalenti, abbiamo il vecchio depuratore a dischi, che era di Tortoreto, che doveva essere smantellato dalla Ruzzo Reti, che ancora è lì, e in un progetto vecchio si parlava di aumentare a 17.000 abitanti equivalenti, quindi arrivavamo a 60.000, cioè erano pochissimi gli abitanti a differenza di quello nuovo, che a lotti conclusi sarà di 62.000 abitanti equivalenti. Ma il problema è che qui fanno il primo lotto, quindi il depuratore esistente rimarrà in funzione, questi cittadini lo devono sapere, rimarrà in funzione perché il trattamento fanghi è previsto nel secondo lotto del nuovo depuratore, che giustamente non finiranno, ma io lancio una provocazione, ma credo che non finiranno mai, lo sappiamo, lo dicevamo poco fa, no? Cioè fosse stato un progetto in Svezia forse sarebbe stato diverso, perché comunque c'è un altro concetto di politica, c'è un'altra cultura proprio sociale, cioè lì un impegno
sogno è un impegno. Qui da noi lo cominciano, sarebbe l'ennesimo esempio della classica opera all'italiana, cominciato e non terminato. E sinceramente rimanere con due depuratori in una zona così importante e strategica, secondo me è penalizzante, anche perché l'impatto, cioè, è proprio su una strada provinciale a larghissimo traffico. Il Vecchio, bene o male, è vero che era su una sponda di un fiume e che comunque è a rischio alluvione perenne, diciamo, però non è mai stato fatto niente per metterlo in sicurezza. Cioè, lì c'è un muretto di 80 centimetri, c'è un'azienda lì vicino che comunque ha avuto gli stessi problemi col fiume, non è che ha delocalizzato l'azienda e l'ha spostata dall'altra parte della provinciale, ha fatto un muro di contenimento, l'azienda non si è allagata più. Cioè, parliamo di soldi pubblici. Io nell'ultima assise civica ho voluto precisare, perché il sindaco parlava continuamente di questi soldi che sembravano essere piovuti dal cielo, o che un benefattore fosse venuto a Tortoreto a fare della beneficenza. No, quelli sono 5 milioni e 100 mila euro di soldi pubblici, di soldi nostri, quindi devono essere spesi bene. E guarda, vi garantisco che il progetto del Ruzzo non è un progetto fatto bene, non è chiaro in nessun aspetto. Tant'è vero che una parte fondamentale di quel depuratore, che sul progetto viene chiamata stazione di sollevamento B, che poi servirà anche a secondo lotto concluso, quindi anche a depuratore terminato, servirà a portare i liquami della zona di Giulianova Nord nel nuovo depuratore, rimarrà in funzione anche dopo. Quindi il depuratore lì rimarrà. Tanto, insomma, l'impressione c'è proprio anche una vista dall'alto su dove dovrà essere Sì, localizzato. è quella la cosa che, perché voi ci venite a dire che dovete delocalizzare, ma poi una parte fondamentale per il funzionamento del completo depuratore lasciate lì, proprio nella parte più a sud del vecchio complesso di depuratore, attaccato alla sponda del fiume. Non è menzionata nella relazione sui costi della Ruzzo SPA, non è menzionata una spesa per la messa in sicurezza del vecchio depuratore, che comunque, vogliamo essere ottimisti, almeno per i prossimi 10 anni rimarrà in funzione. È un progetto fatto lì, ci sono degli interessi dietro, ci sono gli interessi anche di premialità da parte degli ingegneri del Ruzzo, che comunque hanno dei buoni, e ce l'ha confermato il presidente del Ruzzo quella sera al Consiglio Comunale, che comunque i premi vengono stabiliti al CDA. È chiaro che noi ci stiamo opponendo, l'iter è partito, loro non hanno nessuna intenzione. Ti do una notizia fresca, stamattina c'è stata la conferenza dei capigruppo, giovedì prossimo ci sarà il Consiglio Comunale, sono pronti ad approvare il progetto preliminare, la verifica al pre, andiamo avanti. Cioè, nonostante che comunque i due gruppi consiliari di opposizione rappresentino il 50% dei cittadini tortoretani, che questo io vorrei ricordare, loro è vero che sono in maggioranza, ma è una maggioranza relativa, perché se mettiamo insieme il 36% di Tortoreto nel cuore e il 18% del Movimento 5 Stelle Tortoreto, arriviamo al 54%, e non è un dato da sottovalutare, per non parlare poi dell'iter proprio di partecipazione cittadina che ha portato alla realizzazione di questo Infatti, progetto. una delle perplessità nasce dal fatto che, come dicevamo in precedenza, questo tipo di progetto è ereditato dall'attuale amministrazione, dalla precedente, anche se ovviamente ci sono dei punti di contatto. Ma un'altra riflessione: il sindaco, che abbiamo avuto anche occasione di intervistare di recente, ha detto, insomma, che l'iter è avviato, non si può tornare indietro, perché si parla soprattutto del discorso legato al finanziamento. Voi avete fatto delle assemblee, l'ha fatta anche il PD, nella zona del Salinello, proprio nella zona della frazione dove dovrà nascere il nuovo depuratore. L'umore della gente qual è invece? La gente è sconfortata, la gente è totalmente sconfortata, perché ha capito, grazie all'informazione che abbiamo fatto noi e la lista Tortoreto nel cuore, per fortuna dico io, perché è vero che siamo il Movimento 5 Stelle e corriamo da soli, però se ci sono delle battaglie condivise, l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, noi siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione. È chiaro che questa battaglia la stiamo portando avanti a loro. La stiamo portando avanti insieme a loro. La gente è frastornata perché comunque loro non hanno dato informazione su quelli che erano i reali progetti. Cioè, ci abbiamo dovuto pensare noi come gruppi di opposizione, ci mancherebbe, il nostro compito informare, però un po' di trasparenza in più da parte dell'amministrazione credo fosse cosa dovuta e gradita da parte dei cittadini, perché ti ripeto, i cittadini erano rimasti al fatto che quel depuratore veniva fatto e terminato. Se noi e Tortoreto nel cuore non avessimo comunque fatto informazione, non si sarebbe saputo niente, non c'è stato un incontro sul territorio, a parte quelli che aveva fatto Gino Monti, ma con una partecipazione relativa, perché il progetto era ancora comunque in uno stato embrionale, la partecipazione era minima. Noi molto probabilmente faremo un altro incontro nella prossima settimana a Lido per informare anche gli altri cittadini, ma lo abbiamo detto anche all'ultimo Consiglio Comunale, useremo tutti i mezzi pacifici che abbiamo a nostra disposizione per cercare di bloccare quello che è un progetto che, ti ripeto, io uscita da quella conferenza al 6 di settembre,
frastornato. Ci abbiamo studiato, abbiamo chiesto un consiglio comunale, abbiamo chiesto dei chiarimenti agli ingegneri e agli esperti del Ruzzo. Beh, siamo usciti peggio di come eravamo entrati. Cioè, approssimazione allo stato puro. Cioè, se io ti vengo a dire che una parte fondamentale di quel depuratore comunque rimarrà in una zona alluvionale, quindi mi chiedo perché delocalizzarlo se poi. E tu mi dici, speriamo che non sia alluvioni. Cioè, io non Certo, credo. non può essere una risposta Ma plausibile alla luce del fatto assolutamente che no. appena 3 anni fa ci fu un'alluvione non paragonabile a quello del 2007, ma comunque quella zona ha Ha fatto colpito. parecchi danni. Per un periodo il Sì. depuratore non fu in funzione, fortunatamente era il periodo invernale, ma ci sono voluti tanti soldi, 1.200.000 euro di soldi perché pubblici per metterlo a posto, però anche lì non si è intervenuti sulla sicurezza del posto, perché se con cioè, quei soldi è rimasto come era allora. hanno messo a posto relativamente Sì, la solo la macchina, funzionalità diciamo, dell'impianto. sì, perché io comunque ho testimonianze di dipendenti che dicono che sono anni che comunque non fanno manutenzione seria, ci sono proprio delle componenti che funzionano, ma perché loro devono fare delle manovre particolari anche pericolose. Quindi ti ripeto, a me sembra più che altro che il Ruzzo abbia lasciato correre questa situazione, perché tanto prima o poi sarebbero arrivati questi fondi pubblici e non mi sembra un comportamento responsabile né tantomeno civile. Su questo tema dicevi, insomma, cercheremo, insomma, di fare battaglia in tutte le sedi istituzionali. Proprio ieri c'è stato un vostro rappresentante, Riccardo Mercante, consigliere regionale, che ha presentato un'interpellanza in regione. Probabilmente si discuterà nella prossima seduta, nella quale, insomma, si chiede un'assemblea e si chiede anche in quel caso, insomma, di rivedere un po' tutto. Quindi anche la regione viene coinvolta in questo discorso. Sì, Riccardo l'abbiamo invitato all'assemblea che abbiamo fatto a Salino per informare i cittadini. Anzi, lo ringrazio perché è sempre molto disponibile, soprattutto su queste tematiche, lui è molto sensibile. È venuto lì, si è informato, gli abbiamo passato un po' di documentazione e ha fatto un'interpellanza in regione. Certo, noi in comune, veramente in quel consiglio comunale, avevamo chiesto un incontro con il presidente della regione, il presidente della provincia, l'assessore delegato e un responsabile della Ruzzo Rete, un dirigente. Stamattina nella conferenza dei capogruppo purtroppo ci hanno detto che si sono impegnati a organizzare questa assemblea, ma non ci sono riusciti perché il presidente D'Alfonso non ha dei ritagli di tempo comunque da dedicarci. Ti ripeto, noi ce la stiamo mettendo tutta, non voglio creare delle false aspettative ai cittadini, perché lì c'è la volontà politica di andare avanti ed è chiaro, perché hanno convocato in fretta e furia una commissione urbanistica tecnica dove noi non siamo rappresentati, Poi dopo ne poi parleremo di questo magari ne passaggio. parliamo. Questo consiglio comunale comunque diciamo che arriva un po' all'improvviso perché l'ultimo c'è stato poco fa. Si stanno adoperando alacremente per portare avanti un progetto che non è che non convince noi, non convince nemmeno i Anche cittadini. perché per quanto concerne la localizzazione del nuovo impianto è necessaria una variante al piano regolatore, appunto perché parliamo di terreni privati. Lì in quella zona, nelle previsioni dell'ente, di vecchia amministrazione, doveva nascere la zona artigianale, che per vari motivi non è decollata, adesso ovviamente ci si trova la sostituzione in corsa, Cioè, insomma. vabbè, la zona artigianale diciamo che non è decollata forse perché comunque diciamo che è stata destinata negli ultimi anni dell'amministrazione Lombi, se non ricordo Sì, poi anche le male. situazioni economiche sono cambiate, Poi appunto la dei grandi situazione. ritardi nella gestione di quell'area, Sì, insomma. insomma la situazione economica proprio è cambiata, ma del paese per intero, il paese Italia, quindi si è bloccata. Però insomma devo dire che però in quel caso c'era comunque un'idea di sviluppo, un'idea di sviluppo anche urbano del paese, della città oramai. Io la chiamo sempre paese, ma dobbiamo abituarci a chiamarla città, dottoressa, altrimenti poi anche a livello mentale secondo me non si fa quel salto di qualità, che, anche amministrativo, per preparare una città. E comunque sì, ti dicevo che in quella zona sì, il terreno che hanno individuato è per 2/3 artigianale e per 1/3 agricolo. Loro senza problemi hanno già preparato la modifica al PRE e ce la porteranno alla prossima assise civica. L'unica cosa che un po' mi dispiace, ma questo lo dico a livello personale, è che proprio insomma, l'assessore che si sta adoperando alacremente per la modifica a questo piano regolatore è stato sempre in prima linea per le battaglie ambientaliste, la ricordo sopra i trattori quando si parlava della Della bonifica della discarica. discarica, insomma in questo caso, perché poi ti ripeto, è proprio uno scorcio meraviglioso di Tortoreto. È uno dei tanti problemi, perché poi anche il problema ambientale secondo me va affrontato con serietà e con schiettezza. Cioè quella è una collina meravigliosa, cioè lì andranno a massacrarla perché andrà sbancata, verrà fatto un muro di 10 metri proprio a ridosso della collina, perché è chiaro che devono proteggere poi il depuratore. La zona comunque, da quello che ci dicono i cittadini, non è proprio tranquillissima anche a livello, non dico alluvionale, ma comunque c'è un fosso che passa lì vicino che incanala tutte le acque che vengono poi dal paese, e comunque non è una zona proprio sicurissima.
Io non lo so che dire, io non riesco a trovare un aspetto positivo di quel depuratore, quindi faccio da un certo punto di vista anche fatica a parlarne perché per me era un progetto che non andava fatto assolutamente. Certo, poi adesso ci saranno, come dicevi tu, anche i confronti successivi in Consiglio Comunale la prossima settimana. Altro tema, si parlava di commissione urbanistica, una delle ultime vostre battaglie in Consiglio Comunale è stata quella, insomma, di rivedere i criteri di composizione della commissione urbanistica, che è una commissione ovviamente tecnica ma consultiva che prevede 6 componenti, però insomma il vostro gruppo è escluso, tra virgolette, in questo momento. Beh, guarda, questa è una cosa che poi mi ha infastidito parecchio nell'ultimo Consiglio Comunale, perché comunque, cioè, non abbiamo chiesto niente di che. Il regolamento del Consiglio Comunale, il regolamento delle commissioni è un regolamento vecchio, un regolamento fatto comunque quando principalmente i gruppi consiglieri a Tortoreto erano due. Siamo diventati una città, l'ho detto poco fa, attualmente siamo in tre, potremmo diventare quattro, cinque, non lo so. Quindi ci sono degli aspetti che vanno comunque rivisti, ma perché proprio incidono sulla nostra attività all'interno del Consiglio. Cioè, io non abbiamo chiesto chissà cosa, anche perché hai detto bene tu, è una commissione consultiva. Chi ne partecipa non ha nessun gettone di presenza, nessun rimborso. Quindi significava semplicemente permettere al Movimento 5 Stelle Tortoreto, 1059 cittadini, lo ripeto, di essere rappresentati all'interno di quella commissione che è consultiva, però indirizza comunque quelle che sono le scelte per quanto riguarda il piano regolatore a livello urbanistico. Facciamo così, ci fermiamo un attimo, diamo la linea alla regia per la pubblicità e poi riprendiamo questo argomento. Di nuovo assieme con Luca Palanca, 45 giri. Prima della pubblicità avevamo iniziato a toccare il tema della commissione urbanistica. Dicevamo, avevate presentato una mozione per poter allargare il numero, comprendere anche ovviamente persone, tra virgolette, di vostra fiducia o comunque nominati da voi, però questa proposta è stata rigettata. Sì, c'è da fare una piccola precisazione, che è una commissione tecnica, quindi una commissione speciale, diciamo, che comunque è sempre esistita a Tortoreto. Le commissioni permanenti sono tutte composte da 5 componenti della maggioranza e 3 della minoranza, in modo proprio da permettere una rappresentanza anche proporzionata all'interno delle commissioni. Quella è l'unica che è composta da 4 della maggioranza e 2 della minoranza. Loro ci hanno detto che dobbiamo metterci d'accordo col PD. Io non sono assolutamente d'accordo perché comunque loro hanno 4 voti, hanno preso il doppio delle nostre preferenze, cioè comunque andando ad agire sui numeri, loro avrebbero comunque mantenuto una maggioranza, erano in 5, il PD in 2, noi in 1, quindi sarebbero mantenute perfettamente le proporzioni anche a livello elettorale. La cosa che mi ha infastidito è che comunque la sensazione, anche parlando con gli altri consiglieri ed assessori, era che non ci sarebbero stati problemi per l'approvazione. Qui l'assessore Di Mizio si è impuntata e molto probabilmente non ci ha voluto perché molto probabilmente il Movimento 5 Stelle e quei 1059 cittadini che hanno fatto della propria bandiera il cemento e il consumo del territorio zero dovevano essere tenuti fuori da quella commissione. Altrimenti non vedo proprio altre spiegazioni logiche. Perché poi mi ha colpito anche la maniera piccata con cui mi ha risposto in quel consiglio comunale, perché io ho semplicemente detto va bene. Accogliamo la vostra decisione con serenità, comunicheremo ai nostri cittadini, ma anche agli altri che comunque ci avete cacciato fuori da una commissione, perché è chiaro, lei ribadiva sul fatto che dovevamo metterci d'accordo con il PD, poi tra l'altro, figurati, quel regolamento è stato fatto proprio dall'amministrazione Lombi. Lombi, praticamente, volendo modificare quel regolamento, è come se avesse ammesso, non dico che era stato fatto un errore, ma comunque forse è ora di cambiarli questi regolamenti, proprio per quello che ti Anche dicevo perché prima. gli scenari Ma sono sono cambiati, ma è cambiati. chiaro, cioè siamo tre forze politiche forti, ti ripeto, in passato c'è stato forse un altro gruppo consiliare, Tortoreto Insieme, credo, una cosa del genere, ma aveva preso molte meno preferenze, ma aveva un rappresentante, noi rappresentiamo il 18% dei cittadini che non sono pochi, cioè tenerci fuori da quella commissione che si riunirà tra qualche giorno, poi tra l'altro, sempre per la modifica al pre, cioè è gravissimo perché comunque non si può sempre parlare e decantare dei principi meravigliosi come la partecipazione delle minoranze, ascoltiamo tutti, ascoltiamo i cittadini, e poi al primo atto compiuto, alla prima votazione in cui vengono inghiottati, boom, ti sbattono fuori. Io credo che la coerenza sia una cosa importante. Forse noi siamo troppo coerenti in alcuni aspetti, pecchiamo al contrario. Però ti ripeto, è stata una cosa spiacevole e grave secondo me, perché poi alla fine influisce anche su quella che è la nostra attività all'interno del Consiglio Comunale, perché tante informazioni
commissioni che... Sì, anche perché onestamente in Consiglio Comunale arriva tra virgolette il prodotto finito. Di quella commissione, certo, quindi noi non abbiamo informazioni su quello che accade lì dentro, cioè la nostra attività all'interno del Consiglio è limitata in maniera drastica. Purtroppo è questa la posizione che ha preso l'assessore Di Mizio, cioè mi prendo responsabilità di quello che dico, ma aggrava anche la posizione degli altri consiglieri, perché si lasciano trasportare poi su delle decisioni che nemmeno condividono, e questa, la certezza me la dà il fatto che io li punzecchio ogni tanto, anche quando li incontro in giro per il paese, sai, determinati atteggiamenti li capisci, ed è chiaro che comunque è stata una decisione presa da lei e che loro poi hanno appoggiato, anche forse non condividendola. Si parlava in precedenza di soldi pubblici, di sprechi, di contenimento della spesa. Di recente, sempre il Consiglio Comunale, c'è stata una vostra presa di posizione relativamente a un debito fuori bilancio, vicenda insomma che fa anche un po' sorridere relativamente al suo iter, e parliamo ovviamente di una spesa relativa a dover attrezzare il mezzo mobile, la stazione mobile dei vigili urbani. Avete fatto un passaggio successivo, cioè l'accesso agli atti, come sì, su questa cosa? Il riconoscimento di un debito fuori bilancio è sempre qualcosa di anomalo, no? Significa che qualcosa comunque nell'iter burocratico non ha funzionato. Ci hanno chiamato ad approvare questo debito fuori bilancio perché praticamente è stato fatto un ordine dal Comune di Tortoreto, non si sa da chi. Non si sa chi abbia fatto quest'ordine, la ditta Ciabilli SRL, per il condizionatore per il vanufficio della stazione mobile, quindi del reparto posteriore, diciamo, e del gruppo elettrogeno. Variazione di bilancio che non è in sé per sé il sì, costo, perché sono 3.300 euro, ma noi ha incuriosito proprio l'iter che è stato attraversato, perché non abbiamo ancora ad oggi notizia di chi abbia fatto quest'ordine. Tra l'altro stiamo aspettando una richiesta di accesso agli atti, perché sono quasi scaduti 30 giorni, speriamo che prima o poi ce la daranno. Comunque ho parlato stamattina con il segretario, sembra sia pronta. Però la cosa curiosa è che l'abbiamo fatto notare anche in Consiglio Comunale, e diciamo che di lì a poco, a quest'ordine telefonico, sarebbe venuto fuori anche il caso Saccuti. Noi non diciamo che molto ci siano delle correlazioni tra le due vicende, però credo sia emblematico per far capire come poi veniva gestito il denaro pubblico, no? Tu chiami, fai un ordine, arriva l'azienda e ti porta del materiale. Avrebbero potuto farlo tutti, quando probabilmente faceva anche il famoso sì, il nostro, ai noi ragioniere. Il nostro comune, tra virgolette, visto che io sono tortoretario, insomma, comunque a questa spada di Damocle ancora presente, insomma, di questa vicenda, insomma, che speriamo esserci messi alle spalle, però insomma un modo noi, di operare, insomma, andrebbe noi, definitivamente noi messo da parte. Noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, che se non avessimo vinto il Movimento 5 Stelle a Tortoreto, di quella vicenda se ne sarebbe saputo ben poco, perché poi fondamentalmente coinvolge gli amministratori degli ultimi 15 anni, quindi un po' tutti, quindi tutti hanno interesse di non far sapere realmente quello che è successo. Confidiamo nella magistratura, nella Guardia di Finanza e negli organi di controllo, perché vorremmo anche sapere poi alla fine dove sono finiti i nostri soldi. Comunque, e soprattutto se si riuscirà a recuperare. Dubito fortemente, ma speriamo. Comunque, tornando alla... noi praticamente abbiamo fatto un accesso agli atti, abbiamo chiesto questa documentazione per ripercorrere un po' quello che è stato l'iter proprio procedurale che ha portato a questa decisione, anche perché abbiamo chiesto anche logicamente proprio i preventivi delle altre ditte, perché parteciparono tre ditte a quel bando, e la ditta Ciabilli è stata scelta perché, secondo quello che è scritto almeno agli atti, era la ditta che aveva praticamente fatto il miglior preventivo, il rapporto qualità-prezzo, ma anche rispetto agli optional necessari per il funzionamento del mezzo. Quindi se non ci metti l'aria condizionata nel vanufficio e un generatore per un'unità mobile che è fondamentale, andava tutto un po' a cadere il discorso che c'era nella delibera. Quindi vogliamo vederci chiaro, ripeto, non era una cifra enorme, erano 3.300 euro, però l'esempio che è l'abbiamo detto anche in campagna elettorale, cioè è difficile trovare una voce in un capitolo di un bilancio comunale per risparmiare un milione, ma forse un milione di voci per risparmiare uno è possibile. In precedenza parlavamo di dissesto idrogeologico, in questi giorni a Tortoreto, e sono visibili, sono in corso alcuni dei lavori, figli ovviamente di vecchie progettazioni, il famoso studio Galli, in questi giorni che è tornato in auge per altre vicende, ma che lasciamo da parte. Il vostro punto di vista su questi interventi? Beh, guarda, io penso che gli interventi, quando sono strutturali, vanno sempre appoggiati. Sinceramente, a livello proprio tecnico, non so se andranno a risolvere dei problemi, perché comunque lì si tratta semplicemente di aumentare comunque il diametro della tubatura di due condotte comunque che creano problemi. Io ero per un intervento più radicale, soprattutto nella zona, diciamo,
di via Spataro, perché secondo me quell'intervento non andrà a mitigare assolutamente niente, anzi, semplicemente per dare un contentino agli abitanti che vivono in una zona comunque che vive dei grandissimi disagi. Che devo dirti, Luca? Lo vedremo alla prossima pioggia e quando avranno terminato i lavori, se comunque saranno stati efficaci. Certo, parliamo nel caso di specie di via Pisacane, via D'Annunzio, che rappresentano tra le altre cose due zone a rischio, cioè via Gabriele D'Annunzio, basta una breve pioggia e il sottopasso è impraticabile. Come dicevi tu, vedremo insomma, la speranza che questo aspetto Sì, vada a risolvere questa problematica. quindi non faccio polemiche prima No, perché adesso poi vedremo dopo, lo insomma, vedremo tra soldi poco. spesi e lavori terminati. Altro tema molto gettonato in campagna elettorale, ma che comunque è tale, è quello che riguarda le scuole cittadine. Anche questo ovviamente è un discorso interessante. Proprio di recente è stata individuata la ditta che dovrà effettuare dei lavori di adeguamento sismico per quanto riguarda la scuola materna, però c'è un problema un po' più ampio relativamente alle scuole. Le scuole è il leitmotiv ormai delle ultime 10, non lo so, 10 forse esagero, ma 5-6 campagne elettorali sicuramente. Io stamattina ne ho avuto occasione anche di parlare con il capogruppo Lombi, nella conferenza dei capigruppi, abbiamo proprio affrontato questo argomento, così nel frattempo che aspettavamo l'arrivo del presidente del consiglio, che comunque nel bene o nel male, anche se era un progetto che io personalmente non condividevo, quello di Flaminio, del campus, comunque di privatizzare il centro, comunque i palazzi 7 piani, comunque è stato l'unico tentativo negli ultimi 30 anni di cercare di dare una scuola a Tortoreto, cioè non se ne è mai parlato poi in maniera decisa e seria, noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, cioè, e gradiremmo che comunque la maggioranza anche ci coinvolga in un discorso che vada comunque a parlare di progetti, perché è vero che non ci sono i soldi, è vero che viviamo in un momento in cui le risorse sono minime, però se non ti presenti con dei progetti, poi è anche impossibile intercettare i fondi per fare quelle cose che vanno fatte. Cioè, ti ripeto, qua si parla di scuola, si parla, punto, chiacchiere, fuffa. Cioè, facciamo un progetto, individuiamo una zona insieme ai cittadini, facciamo un progetto e poi il compito della politica è proprio quello di andare ad intercettare i finanziamenti regionali, nazionali, europei, da dove vengono per realizzare la scuola. Però ti ripeto, io fino adesso non ho avuto notizia che si siano mossi in qualche direzione. Continuiamo a parlare di niente, di fuffa. Sotto questo punto di vista, infatti, poi dopo gli investimenti sono legati, e parlavamo di adeguamento sismico, appunto, insomma, per la garanzia degli edifici esistenti, Certo. alcuni dei quali, soprattutto al Lido, insomma, sono scuole vetuste ad elevato indice di pericolosità, insomma, Io questo. ho mia figlia che quest'anno è andata in prima elementare, io non ho frequentato la scuola di Tortoreto perché ai tempi ancora abitavamo a San Benedetto, quindi diciamo che l'ho sempre vista dal di fuori, qualche volta sono entrato, però adesso la sto vivendo, diciamo, e le condizioni che conosciamo, Luca, che ti dico, cioè è un cantiere aperto, il tetto, rifanno il catrame un anno sì, un anno no, ogni tanto crolla un cornicione, gli infissi li hanno rifatti pochi anni fa. Io credo che continuare a spendere delle risorse lì è da pazzi, è inutile perché tanto lo sappiamo, ti ripeto, sono 20 anni che si dice che dobbiamo spostarci, però non è mai stato affrontato il discorso in maniera seria. Secondo me, se si riesce a fare un progetto concordato con i cittadini e non come è avvenuto con il Ruzzo, praticamente senza comunicazione, si decide il luogo, si fa un progetto, si condivide con tutti. Poi i finanziamenti secondo me si trovano, arrivano. La Civitella del Tronto quest'anno, se non sbaglio, ha preso 2 milioni e mezzo di euro per rifare comunque buona parte degli edifici scolastici. Lo stesso finanziamento che poi noi abbiamo preso per Tortoreto Paese. Altro. Quindi i soldi si trovano, ci sono, soprattutto per la scuola. Tra l'altro so che comunque molto probabilmente con la nuova legge di stabilità sbloccheranno anche Patto di il stabilità. patto di stabilità, scusami, proprio per i finanziamenti a livello scolastico. Quindi ti ripeto, è ora che se ne comincia a parlare in maniera seria, progettiamo, cerchiamo di avere una visione oltre il nostro naso di quella che è l'amministrazione di Tortoreto, perché ti ripeto, siamo diventati una città. Se poi anche a livello mentale non ci predisponiamo al fatto che siamo una città e non siamo più un paesello, diventa tutto più difficile. Ragioniamo in grande, perché secondo me ce lo possiamo permettere. Abbiamo un territorio che è meraviglioso, non manca niente, abbiamo il mare, abbiamo la collina, abbiamo la campagna, abbiamo dei centri storici che sono meravigliosi. Parlo della Villa Romana, parlo della Fontana del Vascello. Credo si siano decisi finalmente a ristrutturarla insieme al lavatoio. Ci sono dei ragazzi che hanno fatto un lavoro meraviglioso. Parlo della Grotta dei Saraceni, che è un altro. E momento lì c'è da scavare perché nell'ultimo incontro che abbiamo fatto all'Arit, proprio alla Fontana del Vascello, c'era un'archeologa che diceva che dove c'erano questi. Che poi non è una grotta, la Grotta dei Saraceni, è una vasca d'acqua molto grande. E ci diceva proprio che dove c'erano queste vasche grandi e così grandi, molto probabilmente c'erano anche degli insediamenti importanti.
Quindi ti ripeto, abbiamo un territorio che va curato e amato. Abbiamo le carte in regola per diventare veramente il punto di riferimento, ma non dico abruzzese, ma forse del centro Italia, perché io un po' l'Italia me la sono girata e sinceramente comuni diciamo relativamente piccoli, gestibili e belli come Tortoreto non ne ho visti. La politica ha peccato tanto negli anni, ha peccato perché comunque ti ripeto, non si è mai avuta una progettazione adeguata a quelle che poi erano le esigenze del territorio. Noi la voglia, le conoscenze ce le mettiamo tutte. Siamo stati i primi a pubblicare un programma elettorale proprio in una speranza che gli altri comunque almeno scopiazzassero qualcosa. Questo lo dico in Lo maniera hanno simpatica. scopiazzato? No. Poco e niente da quello che mi sembra. Sì, forse qualcuno ha parlato di internet libero, se non mi sbaglio, però niente di più. Che tra l'altro ritengo anche un'altra cosa importantissima, perché internet è un modo di informarsi ormai alla portata di tutti, è fondamentale. Mi dispiace, sono in TV, lo dico, ma anche se poi magari nelle piccole realtà il discorso che facciamo a livello nazionale è un po' diverso, insomma, l'informazione proprio, la grande informazione è ingangrenita, è un sistema che oramai va combattuto e debellato, secondo me. E internet è uno strumento fondamentale. Io non dico di dare internet a tutti i cittadini dentro casa, ma almeno raggiungere tutte le zone del comune con una connessione wifi gratis, quello che succede poi a lungomare, no? Perché a lungomare sì, a Salino no? Perché a lungomare sì, a Cavatassi no? Cioè è anche Certo, discriminatorio questo che se poi discorso. parliamo che Salino c'è anche ancora il problema legato alla Non DS, alla al DSL, DSL, insomma, che sembra ma essere. infatti mi faceva anche sorridere in campagna elettorale perché qualcuno ha parlato anche insomma, di portare le industrie. Le industrie le porti se gli permetti di lavorare. Oggi internet è uno strumento importante e determinante come un macchinario o un operaio. Noi abbiamo una zona industriale dove ci si connette, non ci si connette, non si sa. Certo, Quindi. resta difficile essere competitivi per le aziende partendo Sicuramente. proprio da un elemento basilare. Ambiente e rifiuti. Prima riflessione sulla questione ambientale. Prima parlavi delle tue origini sanbenedettesi. Di recente il Consiglio Comunale avete presentato un'interpellanza che riguarda il piatto di stoccaggio di San Benedetto, che sembrerebbe essere lontano, ma in realtà è molto più vicino rispetto a quello che Beh possa sì, sembrare. guarda, considera che in Emilia-Romagna l'ultimo terremoto, gli scienziati non l'hanno detto in maniera certa perché poi la certezza in queste cose non si ha mai, la certezza scientifica, però sembra che l'orientamento è proprio quello che sia stato determinato dall'attività di fracking, di stoccaggio comunque del sottosuolo. Hanno detto che molto probabilmente dal punto in cui viene stoccato il gas comunque, i movimenti della faglia del sottosuolo comunque possono incidere in un territorio con un raggio di 30 km, quindi è come dici tu, siamo lontani ma relativamente no. Ma poi soprattutto San Benedetto noi la viviamo, San Benedetto la viviamo perché tantissime famiglie mandano i figli a scuola, comunque tante volte andiamo magari d'inverno per cercare un po' più di persone per farci un giro e il progetto di quello stoccaggio gas è una follia, è l'unico progetto di stoccaggio gas praticamente nel cuore di un centro abitato, a 4 passi da un'autostrada, a 200-300 metri da una riserva naturale meravigliosa che è la riserva naturale della Sentina e poi se leggi un po' anche le dinamiche, ne stavamo parlando prima, no? È proprio, cioè, ti sconvolgono proprio dentro perché lì si parla praticamente di un vincolo da parte della società che va a stoccare il gas, praticamente di fare degli sfiatatoi e se l'attività sismica supera i 3.0 della scala Richter bisogna comunque aprire la valvola e cercare di ridimensionarla, quindi è come se ci venissero a dire guardate che comunque questi stoccaggi effettivamente provocano qualcosa. Noi avevamo sempre presentato una mozione anche su questo che logicamente la maggioranza non aveva tenuto in considerazione. L'abbiamo portata in consiglio comunale grazie anche all'appoggio dell'altro gruppo, ce l'hanno appoggiata, ma semplicemente per far prendere una posizione all'interno dell'Unione dei Comuni, posizione forte che comunque vada a contrastare questa attività che purtroppo grazie al decreto Sblocca Italia andrà a massacrare un po' la nostra penisola in lungo e in largo a livello di trivellazioni, stoccaggio, impianti a biomasse e chi più ne ha più ne metta. È notizia proprio delle ultime ore che anche la provincia di Teramo ha deciso, ovviamente, insomma, a differenza di quello che era successo in precedenza, di impugnare queste autorizzazioni, sia per quanto concerne Gas Plus, ma anche Medoil Gas relativamente alle Sì, ma trivellazioni in me Adriatico. lo auguro, ma anche perché cioè, viviamo in un territorio che è stato veramente massacrato, ma non dico di torto riparo in Italia adesso, perché negli ultimi 20, 30 anni, forse 40 anni l'abbiamo massacrato, basta vedere quello che succede al nord Italia. Cioè, è vero che ci sono delle piogge comunque insistenti ed importanti, però lì ci sono dei paesi che vivono delle situazioni
vivibili, cioè parlo di Genova, parlo della Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, cioè viviamo su un territorio che è una torniamo una, all'esempio di prima, speriamo che non piova. Cioè viviamo su una bomba pronta ad esplodere, anche perché se quelle piogge avvenissero da noi, io ti garantisco che succederebbe la stessa identica cosa. Loro hanno la sfortuna che si sono concentrate lì, anzi, mi va di spendere un pensiero e di essere vicino anche a quelle famiglie che veramente stanno vivendo una situazione. Io non oso immaginare in che stato d'animo siano quelle persone con cui si trovano in quelle condizioni. Però ti ripeto, hanno avuto la sfortuna che quegli eventi meteo siano verificati lì. In qualsiasi altro posto si verificano, è lo stesso discorso. Noi viviamo un territorio a livello nazionale che è al 100% a rischio idrogeologico. Ambiente. Sul territorio tortoretano insiste ancora la vecchia discarica, che al di là di quello che potrebbe essere poi insomma il percorso da seguire, rappresenta comunque tra virgolette una bomba ecologica presente insomma sul territorio. I progetti di ampliamento, di bonifica sono al momento fermi. La vostra posizione su questo? La nostra posizione è quella che si deve intervenire prima possibile e va bonificata, perché abbiamo insomma dei dati dell'azienda regionale sulla salute che insomma sono dell'ARS, che sono abbastanza preoccupanti. Innanzitutto in Abruzzo non abbiamo registro tumori. Quindi questa è la prima una grande carenza, è la prima cosa anomala. Però l'ARS ha fatto questo studio sul territorio e dobbiamo dire che la zona nord di Giulianova, quindi diciamo anche la zona sud di Tortoreto, comunque ha una mortalità per incidenza di malattie cancerose abbastanza al di sopra della media nazionale. Anche parlando con i cittadini sembra anche che nella frazione di Cavatassi insomma ci siano parecchi casi di malattie cancerose. Quella è una cosa che va sicuramente debellata. Noi a livello regionale faceva parte di uno dei programmi del nostro gruppo, insomma, la bonifica di tutte le discariche di Tortoreto. Si deve intervenire perché poi tra l'altro proprio a livello storico e politico è una discarica che non ci ha fatto guadagnare un centesimo. Anzi, l'impegno è stato quello di prendersi parecchi rifiuti di Giulianova senza averne in tasca niente. Quindi è il caso di cominciare ad affrontare il discorso, ma è un po' il discorso delle scuole pure, no? Se non si riesce mai a fare un discorso serio e completo, perché sembra quasi non ci sia la volontà politica di affrontarli, perché i problemi ci sono, si conoscono, se ne ha coscienza, però poi non si vanno mai ad affrontare in maniera decisa e diretta. Siamo quasi in conclusione, poco più di 2 minuti. Proviamo a dare un'anticipazione a chi ci segue. Una delle prossime vostre battaglie, su cosa state focalizzando le attenzioni? Beh, guarda, ti posso dire che adesso, in questo momento stiamo lavorando duro sul depuratore. È chiaro, giovedì prossimo ci sarà il prossimo consiglio comunale e noi qualcosa prima faremo, oltre a qualche altro incontro con i cittadini per informarli, ma ti ripeto, l'abbiamo detto in consiglio comunale, tutti gli strumenti pacifici che sono a nostra disposizione li utilizzeremo, perché siamo contro lo sperpero di denaro pubblico, siamo contro quell'opera che comunque sarà fatta a metà e purtroppo l'esperienza italiana mi porta a pensare che non verrà mai terminata, siamo a favore di quei cittadini che hanno comprato una casa in quella zona che ha lottizzato il proprietario del terreno che adesso l'ha venduta a Ruzzo. Cioè questa è un'altra cosa da dire, cioè il proprietario del terreno ha fatto degli appartamenti, li ha venduti e 2 o 3 anni dopo a 50 metri di casa sta vendendo dei terreni a Ruzzo per farci un depuratore. Cioè questi signori hanno comunque tutto il diritto di avere comunque un risarcimento e le istituzioni devono farsi carico di questo, ma non solo comunque a livello di soldi ma anche di salute, perché questi signori vengono a dire che l'impianto è nuovo, è nuovissimo, ci mancherebbe, l'abbiamo anche fatto vagliare a dei tecnici, è sicuramente un impianto di ultima generazione, però ci vengono a dire che non emette nemmeno cattivi odori. Io sinceramente pensare ad un depuratore... Loro portano l'esempio del depuratore di Villa Pozzoni di Giulianova. Puzza! Il depuratore di Villa Pozzoni a Giulianova emana cattivo odore, cioè a 1 chilometro di distanza si sente già che comunque in zona c'è un depuratore. Per quello ti dico che comunque, secondo me la zona ideale era quella dove era. Innanzitutto perché comunque è più discreto, diciamo, perché se ce lo sai lo vedi. Se non ce lo sai comunque passi sulla provinciale e rimane abbastanza nascosto. Non è stato mai pensato di metterlo in sicurezza, metterlo su una strada provinciale a 700 metri dal centro di una frazione importantissima, a 50 metri dalle case. Secondo me è una follia proprio pura, anche perché i tecnici del Ruzzo ci hanno detto che erano state vagliate anche altre zone, no? Una a Mociano, una a Giulianova e una un po' più a nord, sempre al territorio di Tortoreto, e sono state scartate perché non avevano determinati requisiti tecnici. Il problema è che non ci hanno detto quali erano questi requisiti e non c'è documentazione scritta sul fatto perché si sia scelto quel terreno anziché gli altri. Questa cosa un po' ci insospettisce, insomma. Le dinamiche politiche sono stimolanti, sinceramente, per quanto riguarda proprio la scelta di quella localizzazione.
Ti ripeto, il nostro sforzo va principalmente lì. Le altre battaglie non lo so, noi combattiamo per la trasparenza, il fatto sulla trova della commissione tecnica è una cosa che non ci va giù perché è veramente scandaloso. Basta rileggere il nostro programma e noi pian piano nel corso dei 5 anni comunque porteremo avanti quelle che sono le idee. Bene, il tempo a nostra disposizione è finito. Relativamente al depuratore, comunque, torneremo a sentirci e ad ascoltarci relativamente a quello che accadrà. Grazie a Luca Palanca Grazie per la sua partecipazione. Grazie a chi ci ha seguito da casa. 45 giri finisce qui. Noi vi diamo appuntamento, come di consueto, domani.